Dopo il passaggio all'ARF ho acchiappato Lorenzo Palloni e l'ho trovato al salone. Benvenuto, ben trovato. Ciao, grazie. Ciao, ciao. All'ARF abbiamo parlato della review de Siné. Adesso è qui, eccola. Abbiamo fisicamente, primo numero. Di cosa si tratta? Allora, è il primo magazine di giornalismo a fumetti in Italia, graphic journalism quindi, articoli, reportage e inchieste completamente a fumetti. Basate principalmente in Italia, quindi con storie italiane che siano larghe, ovvero storie che non scadano. Noi facciamo una cosa che si chiama slow journalism, è il contrario del fast journalism, che è quello del click, e che quindi molto spesso è sbagliato, nel senso che tantissime volte i giornali devono ritrattare notizie che hanno dato troppo velocemente. Noi invece, per questioni anche di medium, quindi tecniche, possiamo permetterci di prendere del tempo. Il medium è lento, il fumetto è lento, quindi devi disegnare fisicamente, devi disegnarlo, ma anche la scrittura è lenta, ha diversi passaggi, ha diverso editing. Noi siamo in quattro, però la redazione, che siamo quattro fondatori: io, Massimo Colella, che è il boss, Andrea Coccia, che è l'editor della parte giornalistica, e Alessio Ravazzani, diciamo, che è il grafico, io faccio l'editor della parte fumetto, e quindi ognuno, diciamo, ha i suoi scopi. Il mio appunto è di aiutare i giornalisti a trasformare in fumetto, tramite una cosa che non è una vera sceneggiatura, perché non sarebbero in grado, ma non perché non possono, perché non hanno studiato per, in un fumetto. E appunto storie italiane, storie larghe che non scadono, e l'idea è quella di unire sempre un giornalista a un fumettista. Questo per mantenere, diciamo, un equilibrio fra i due ego, anche perché la questione sembra cacchiata, in realtà i fumettisti hanno molto ego, i giornalisti uguale, di conseguenza c'è bisogno di tenerli un po' bassi sti ragazzi. E li fai tu questo lavoro? Quello tutti, ma anche solo il concetto di, per esempio, non mettere i nomi dei giornalisti sulla copertina. Noi mettiamo gli argomenti e i titoli. Questo ci aiuta in realtà a dare un'importanza superiore alle storie rispetto agli autori, che è molto importante questa cosa. Una cosa c'è da dirla, è che noi abbiamo comprato il marchio da la Revue de Ciné Francia, che è la prima rivista, che fa dei numeri atroci, numeri devastanti, impressionanti. Ho visto il bilancio, sono allucinanti. È ovvio che è un altro mercato quello francese. Non sappiamo come andrà in Italia, perché questo è un debutto, letteralmente adesso voi vedete le prime copie del primo numero, che dal 1 giugno saranno in tutte le librerie. Però facciamo esattamente come la review francese, ovvero intanto paghiamo gli autori, che sembra una cacchiata, ma anche lì è importante: 100 euro al disegnatore a pagina e 50 euro al giornalista per pagina, che non è male, devo dire. Detto questo, cerchiamo sempre illustratori grossi, vogliamo che sia una rivista indipendente, e questa è una cosa fondamentale per il giornalismo, perché tantissime persone non possono scrivere quello che vogliono, perché sono giornali che hanno delle aderenze con certi sponsor. Noi, non volendo questa cosa, ma volendo parlare di tutto, male o bene di tutto, avendo questa possibilità, bisogna mantenere l'indipendenza, e quindi lavoriamo principalmente su abbonamento. È un trimestrale, quindi abbonandovi a 72 euro all'anno ricevete 4 numeri, sono 230 pagine a numero, quindi è un libro, fondamentalmente è un libro da 230 pagine, pieno zeppo di fumetti colorati di autori, da Harry Kane a Lorena Canottiere a Alessio Ravazzani, Pandiani, la Natarella, che è ora in stand a fare le dediche insieme a Andrea Serio. Insomma, è un progetto molto molto strutturato, con un grande interesse, devo dire. Non credevo che avesse stimolato così tanto, però vediamo come andrà. Quindi usciranno a cadenza stagionale? Esatto, ogni 3 mesi. Questa proprio è l'inizio di una sorta di trasposizione di tutto il concetto, sia di rivista di giornalismo grafico, mm-hmm. È una trasposizione del progetto francese sì. Ma appunto, che non dico il business plan, ma anche che sguardo in avanti, cioè quali sono gli obiettivi a corto raggio? Allora, gli obiettivi a corto raggio è intanto, allora, il primo è ovvio, è fare una rivista di qualità, che sembra anche lì, sembra scontato, ma in realtà per fare una rivista di questa qualità noi stiamo lavorando da 2 anni. Okay. Cioè, per fare fondamentalmente questo numero e poi tutti i passaggi legali, trovare il distributore, ci abbiamo messo un sacco. Poi è entrare un po' nel mercato, trovare la nostra nicchia, che in realtà molto probabilmente saranno lettori non tanto dei soliti fumetti di fiction, ma saranno più che altro lettori, facciamo, internazionale, quelli che vengono un po' dal mondo di Zero Calcare,
di quel graphic journalism lì, e quindi cercare di trovare il nostro spazio, capire se è una situazione sostenibile, perché anche lì, essendo un debutto, noi abbiamo investito tanto sia economicamente sia di energie, ma non sappiamo dove andiamo a parare. Quindi a corto raggio gli obiettivi sono esistere, restare qua, fare una rivista di qualità. Ora ti dico questa cosa: la rivista è venuta troppo bene, secondo me. Nel senso che ora sembra veramente farsi... Vediamo questi difetti, dove sono? In realtà difetti non ne ho trovati, no, il problema è che è veramente venuta molto bene sia a livello di stampa che di qualità narrativa. Molto il problema qual è il problema? È mantenere la stessa qualità ogni volta. E quindi ora la sfida è doppia. Se era una cosa bella e nuova, ok, ma visto che è venuta così bene e adesso stanno arrivando le prime recensioni dei primi abbonati, siamo preoccupati perché, oddio, bisogna farla così bella ogni volta veramente. Vabbè, ora sembra uno scherzo, ma è vero, è un po'... sarà molto impegnativo, è un bel viaggio che comincia adesso, in realtà è cominciato 2 anni fa, ma adesso diventa vero. Poi appunto questa difficoltà, questa paura di farla così tanto bella rientra poi nella realtà, quindi in questo momento siamo in pieno crisi della carta, banalmente. Esatto. E poi anche in prospettiva sicuramente non si potranno affrontare dei temi, tu appunto al panel dell'ARF parlavi di Bitcoin, cose molto volatili. Esatto, le cose volatili non si possono affrontare. Però in prospettiva potreste tranquillamente raccontare temi grandi, certo. E una cosa che mi interessa molto è la vostra intenzione di fare presentazioni in loco. Esatto, sarebbe nostra intenzione, bisogna organizzarle, non tanto sulla base della rivista o dei numeri della rivista estate, autunno, inverno, ma sulla base delle singole storie. Per esempio nel nostro primo numero c'è l'ultima storia che è sul calcio sociale, che è un'iniziativa bellissima fatta a Roma. Storia scritta dalla Francesca Mannocchio, oltretutto, che adesso non so se è qua o in Ucraina, dovrebbe essere in Ucraina in realtà, e disegnata da Paolo Castaldi. Vorremmo organizzare una presentazione lì, in loco. Stessa cosa, c'è la prima storia scritta da Cotugno e disegnata da Racca, è ambientata a Ostana, che è un piccolo centro, è sulla rinascita dei piccoli luoghi abbandonati italiani, e ci piacerebbe farle lì le presentazioni. È una ficata. E in realtà poi ci porta anche, non soltanto portiamo nuovi lettori a noi, ma portiamo noi a nuovi posti, nuovi mondi, e quindi quelle persone sono in grado di conoscere cose nuove, noi uguale. Secondo me è uno scambio molto importante. Come obiettivo culturale è alto, cioè è fare ottimo giornalismo, non buono, non mediocre, non all'altezza, ottimo giornalismo, e cercare di arrivare di essere il più capillari possibili. E fare ottimi fumetti, perché poi quello è il mio compito come editor, è fare ottimo fumetto, e quindi quello è il mio compito personale. Compito di tutti gli altri è garantire tutto il resto. Bene, ci saremo, vi seguiremo. Perfetto, io mi abbono adesso. Ti abboni? Bravo, c'è il QR code alla fine del primo numero, QR code, lo clicchi, dov'è? Eccolo qua, lo clicchi e ti abboni, va bene? Fate un fermo immagine, allargate lo schermo, esatto, e cliccate. Perfetto, grazie. Grazie mille, ciao!